Signori, benvenuti alla farmacia galenica Babbudoio, la prima in Italia a realizzare medicinali a base di cannabis. Come possiamo definire il nostro primato? Stupefacente. Il THC a uso terapeutico è importante nella cura di diverse malattie non trattabili diversamente. Ma perché c'è chi lo assume senza avere tali patologie? Prevenire è meglio che curare. Giovanotto, fai meno lo spiritoso. Noi siamo dentro questa farmacia dal 1887. Secondo te perché? Mi si è rotta la serranda. Ora ti faccio un test. O rispondi bene o ti sbatto a estrarre THC davanti al commissariato di polizia di Istanbul. È comparso il lupus. Cosa succede? I tre porcellini scappano. Ma no, cosa sai del lupus? Che perde il pelus ma non il vizius. Hai una ricetta in mano, dove sei? A Masterchef. Ma dai, almeno le basi, facciamo una simulazione. Questo è un farmaco. Leggi le indicazioni. Sono scritta in piccolo. Allora, ieri sera sono uscito con Elisabetta Canalis, siamo andati al ristorante ad Alghero, abbiamo mangiato, bevuto, poi sai, complici due bicchieri in più, siamo finiti nel mio yacht e lì e budu boom e budu boom. Ma cos'è questo? Il bugiardino. È il più sicuro contraccettivo orale. Dirle, ti trovo ingrassata. Come si riconosce un farmaco etico? Dall'eticoetta. Cos'è la posologia? La scienza del selfie. Quali sono le principali modalità di assunzione? Allora, part time, tempo indeterminato e determinato. E cosa fai usando bilance e mortaio? Il pesto alla genovese. Giovanotto, non ci siamo. Vediamo se almeno conosci la composizione dei nostri unguenti. Dove si mette la pomata a base di mele? Nel pomo d'Adamo. Quella alla carota? Nella carotide. E quella all'ortica? Meglio che non te lo dica. E dove metti una pomata antisfregamento? Nelle parti intime. E quella al burro di karité? Nelle fette biscotte. Una pomata a base di pere, come si prepara? Limone e cucchiaino. E che particolarità ha la pomata a base di bava di lumaca? Ci metti un casino di tempo a spalmarla. Che prima devi aspettare le lumache. E cosa fai con una pomata a base di semi di girasole? Ci frigo le patatine. E se ti dico menta? Riprendo il bugiardino? Allora, giovanotto, sarò franco, io non mi obbranco, sbanco con i farmaci da banco che vendo sotto banco. Non mi stanco se in bianco, anche se salto il salto in banco. Eppure se un bianco barranco del Monte Bianco mi fila, profila, infila 20.000 a cabina per fare la trafila di Danila, capofila, Manila, base di tequila. Tutto chiaro?
Fidati. Allora, giovanotto, noi indossiamo sempre il camice bianco e con la nostra attività aiutiamo gli adulti e i bambini a ritrovare il sorriso. Cosa facciamo? I gelatai. No. I clown in corsia. I farmacisti. Non è vero. Non ci siamo, giovanotto, per niente, ma per fortuna adesso arriva la nostra titolare della farmacia. Buonasera. Buonasera. Lei è la dottoressa Lamborghini. Dottoressa, glielo dica lei. Che cosa aggiungiamo a un cosmetico per dargli la fragranza del mare? Cozze e vongole. Ah, però. È una crema da usare a fine pasto? Catalana. Hai capito adesso? Vai tranquillo. Quanto a te, ultima possibilità, vitamine. Cosa mi dici se ti dico B1? Ah. Colpito. E B12? Ah. Affondato. Fuori!